Ciao ragazzi, sono Keiko Chan, perdonate la lunga assenza. Dunque sono qui perché dovevo parlare con voi di due novità che avevo preso l'altra volta, ovvero Triage X e Vampire Princess Miyu, e in più volevo farvi vedere, insomma, acquisti, diciamo così, quello che ho potuto prendere, perché sapete è un brutto periodo, però cerco sempre di comprare qualcosa che mi interessi o che potrebbe interessarmi, comunque sia. Il numero 7 di Blue Exorcist, molto bello, sempre con l'edizione 3,90€. Purtroppo si blocca e non si sa quando uscirà il numero 8. Mi dispiace perché non vedevo l'ora di continuare a leggerlo, però vabbè, comunque continua sempre a piacermi, davvero mi piace abbastanza questo manga. Non vedo l'ora che ogni volta che esca, però ormai bisogna bloccarsi. E due novità che sono Another, del quale parlerò tra poco. Comunque Another è composto in quattro volumi per Star Comics a 4,90€, ma ne parliamo dopo. Un'altra novità che ho voluto prendere sentendo i pareri positivi di tantissime persone e mi sono fatta condizionare e l'ho comprato a 1,99€ Strawbridge per Planet Manga. Allora, innanzitutto parliamo di questi, sono un po' più vecchiotti. Allora, Triage, credo che si legga credo, così. Comunque, Triage X è un manga dello stesso autore di Ask for the Dead e parla di alcuni ragazzi che fanno parte di un'organizzazione illegale, appunto Triage X, che hanno il compito, diciamo, di ammazzare criminali che non vogliono senza redenzione, non so come spiegarlo, comunque sia i criminali proprio cattivi, cazzuti, eccetera. E il protagonista era Shimikami, un ragazzo che appunto lavora per questa organizzazione. Vi faccio vedere se lo trovo, perché all'inizio si vede mascherato, quindi è un po' difficile farvelo vedere. Eccolo qua, è questo ragazzo qui, che appunto è un ragazzetto liceale, tranquillo, eh? Anche altre ragazze sono chi liceali, chi dottoresse, infermiere, addirittura una ragazzina che è una specie di idol, non ho capito bene se una pop star o non so che cosa sia comunque, e seguiamo insomma le vicende di queste persone che appunto questa organizzazione si trova sotto un ospedale, da quello che si è capito. Praticamente il capo appunto di questa organizzazione è quello che possiede questo ospedale. Ospedale funzionante, infatti le due ragazze sono infermiere, una dottoressa, non ricordo bene, comunque sia. Sono lì. Io adesso dovrebbe essere uscito anche il secondo numero, se non il terzo. Io sono molto indecisa su questo manga perché non lo so, cioè, non è carino, non è male, è molto violento come in High School of the Dead. Solo che i personaggi mi sanno di già visto, cioè già visto nel senso di High School of the Dead. E poi c'è sempre, per esempio, il classico, non so se conoscete, il cattivo di Ask for the Dead, quel professore odioso, c'è un personaggio che è identico a questa qui. Poi c'è questo ragazzo, un solo ragazzo, tutte ragazze tuttone, part service a go-go, che dà pure fastidio certe volte perché lo mettono anche dove non serve. Comunque, questa volta ci ha fatto anche l'onore di fare un bel part service per noi ragazze, intanto anche noi. Comunque sono indecisa se continuarlo o no, perché ho trovato più interessante High School of the Dead. Vampire Princess Miyu, invece, è un manga che io già conoscevo, perché appunto io ho l'edizione vecchia, cioè avevo l'edizione vecchia, solo il volume 2 della collection della Play Press, che dentro conteneva i numeri 4, 5 e 6. Infatti io quando lessi quel manga non capivo una massa. Ma non ho capito una mazza neanche in questo, nel senso che troviamo questa ragazza che dovrebbe essere l'ultima discendente dei vampiri, si chiama Miyu. Accanto a lei ha questo uomo che si chiama Larva, un nome più carino, lo poteva anche scegliere, a me in Italia sono davvero brutto sto nome. Comunque sia, lei combatte gli Shinma, che sono dei demoni, una specie di demoni, che appunto rubano le prede a Miyu, perché in un certo senso uccidono gli esseri umani, e quindi lei però si nutre di sangue umano degli esseri umani, quindi diciamo comunque lei ha il compito di sterminare questi Shinma. La trama, come la sto raccontando io, sembra facile, ma quando leggete questo manga, questo manga non si capisce una mazza, perché le scene sono, avete presente Sailor Moon, che ogni tanto sono veloci, stanno in un punto e dopo in un altro, e questo è peggio,
Addirittura c'è una scena dove c'è Miyu che sta parlando con uno Shinma. A un certo punto si sa perché si ritrova abbracciata a una ragazza. Questa ragazza dove è uscita non si sa, è un po' confusionario. E in questo primo volume ci sono tutte storielle autoconclusive dove appunto lei appare, trova una preda, questa preda viene rubata o comunque appare uno Shinma. Ma la cosa più strana, sinceramente, è che lei appare e sembra innamorarsi di uno. Non si capisce se è lì da più tempo, se invece è lì che appare, insomma, magari un giorno, non si capisce bene il lasso di tempo. Comunque io continuerò a acquistarlo, anche perché la Goen appunto ha fatto uscire questo numero 1 mesi fa e il numero 2 ancora neanche l'ombra. Anche se poi ho visto che è uscito Vampire Princess Yui, Shin Vampire Princess Miyu, addirittura Planet Manga Vampire Princess, che dovrebbe essere uno spin-off, se non mi sbaglio, non si capisce più un cacchio. E non so se prenderò quelli, comunque Vampire Princess Miyu, o continuerò. Poi passiamo appunto a queste novità di adesso, quindi non ci sono numeri 2. Another, ecco qui, l'ho preso appunto perché, come sapete, sto seguendo l'anime e quindi non potevo non prendere il manga, che poi comunque è composto solamente da 4 volumi. E poi devo dire che la Star Comics ci ha fatto un bel regalo, perché questa edizione è con la sovraccoperta. Ecco qua. Aspettate che... Ecco, pagine a colori. Eccole. Non sono quelle plastificate, sono normali. Ecco qua. Però, ecco. E poi va bene, pagine bianco e nero, giustamente. A 4,90 euro, questo è il regalo. Praticamente, dopo tanto tempo, vedo un manga con la sovraccoperta a 4,90 euro invece che questi 5,90 euro. Comunque sia, la storia è semplice. C'è, cioè, in questo paesino una scuola, e in questa scuola si narra una storia che 26 anni prima, in una classe, in questa scuola c'era una ragazza, Misaki, che era la classica ragazza brava nello sport, nello studio, che tutti ammiravano, era quasi un idolo, era bella, eccetera. Che un giorno però, quando entra nel terzo anno, la sezione C, questa ragazza è morta in un incidente. Quando poi, naturalmente, il professore ha dato la notizia agli studenti, gli studenti sono rimasti sconvolti, perché appunto Misaki era un idolo. Come dire, e un ragazzo però si gira nel banco di Misaki e dice: "No, Misaki è qui." Da allora loro hanno continuato a far finta che Misaki fosse in quella classe, e che praticamente, la cosa più strana è che durante, voi sapete, in Giappone fanno a fine anno la foto, insomma, tutti insieme, gli studenti, e a quanto pare in quella foto Misaki appare. Questa è la storia iniziale, che vedremo infatti nelle pagine a colori raccontata. Che come comincia? C'è questo ragazzo, Koichi, un ragazzo che si è trasferito in questa scuola, in questo paesino che non è Tokyo. Di solito si trasferiscono tutti a Tokyo, invece lui no, da Tokyo si trasferisce in questo paesino, perché la mamma è morta, vabbè, quando lui è nato, il padre doveva andare non ricordo dove, a studiare in Africa, se non mi sbaglio, no, in Asia ci stanno, questo dicendo, in Africa, e quindi lui va dalla nonna e dalla zia. C'è anche un nonno, però non si vede qui, cioè non ce lo fanno vedere, però c'è. E questo ragazzo però ha un problema al polmone, infatti è in ospedale, e viene subito comunque, riceve visita di due compagni di classe che appunto iniziano a fargli delle domande strane, del senso se era già stato lì, in questo paese, se sapeva certe cose, cioè, insomma, delle domande un po' strane. Il protagonista poi è un amante dell'horror, infatti appena inizia il manga vediamo che lui sta leggendo un racconto, cioè sta dormendo con un libro in faccia, e il libro è appunto un racconto di orrore, adesso non ci è dato sapere che cosa. Però diciamo non dà peso all'inizio a queste cose, però la zia gli racconta delle superstizioni del tipo: se sei fuori la scuola o in terrazza e passa un uccello strano, e come ovviamente fa qua, lui deve rientrare in classe, cioè deve rientrare mettendo avanti il piede sinistro. Oppure di stare attento a una via dietro la scuola, perché se cadi porta male agli esami, così, no? E in più dice che deve attenersi alle regole della classe.
Perché nella in questi, diciamo, sia gli racconta che nelle scuole, diciamo, di paese conta più il gruppo che la singola persona. Naturalmente lui all'inizio non capisce questa cosa, però comunque lui aveva conosciuto anche una ragazza dentro l'ospedale, una ragazza della sua stessa scuola, infatti la sera, e questa ragazza qui, Misaki Mei. Quando lui inizia ad andare a scuola, comunque vede che i compagni sono strani, vede anche questa Misaki Mei, che però sembra vedere solo lui. Questo è il racconto di Another, delle prime pagine di Another, perché naturalmente dovete vedere. Il mio parere personale è che sono rimasta male dei disegni e di molte cose, perché adesso io sto guardando, ho detto, l'anime. Però i disegni sono completamente differenti. Il protagonista dell'anime, comunque, cioè, mi piace più questo del manga che quello dell'anime, perché quello dell'anime è un deficiente. Per fargli capire una cosa, devi stare tre quarti d'ora. Invece, questo, diciamo, è un po' più intelligente. Il design è completamente differente. Addirittura la zia, io non l'avevo neanche riconosciuta quando ho letto il manga. E poi un'altra differenza è che quando ho visto all'ospedale che arrivano i suoi compagni a trovarlo, non sono in due, ma in tre. Invece qui sono in due, però per il resto, cioè, diciamo, sì, il design dell'anime secondo me è superiore, però devo dire che a me piace, quindi continuo. Poi l'ho detto, sono solo 4 volumi, serie conclusa a 4,90 euro. Passiamo a Straw Beige. Come vi ho detto, questo manga l'ho preso bene in offerta a 1,99 euro della Planet Manga, prezzo intero da domani, perché l'offerta scade appunto oggi, è 4,30 euro. Non so da quanti volumi sia composto. Comunque l'autrice è Sakisaka, non so come si pronuncia. Comunque sia, eccolo qua. La storia parla comunque della protagonista, che è una ragazza che, diciamo, si fa convincere dagli altri, diciamo, non ragiona tanto con la sua testa, ragiona con la testa degli altri, non so come spiegarvelo bene. Comunque sia, questa, oddio, io non ricordo il nome, perché senso, Minako, ecco, Minako, che è questa ragazza qui, avrò detto, una ragazza che praticamente inizia il manga con il venditore che gli dice che le mele sono deliziose, e lei le ha comprate perché lui l'ha detto, e la madre gli dice: dovresti ragionare con la tua testa invece con quella degli altri. Poi naturalmente la troviamo a scuola, dove lei appunto parla con le amiche, si stanno cavoleggiando per un ragazzo che è questo qui, Ren, che è il più bello della scuola, il ragazzo moro. Ci vedremo un po' più da vicino. E anche lei dice che questo ragazzo comunque è bello, perché è il più bello della scuola, è il classico tipo che non ride mai, che sta sempre zitto, insomma, le solite cose. E in più, in classe, diciamo, si vocifera che lei, Minako, sta insieme a lui, Daiki, questo ragazzo qui, Daiki è il classico ragazzo dolce e gentile, che, diciamo, è innamorato della protagonista. Minako poi, sul treno per tornare a casa, incontra Ren, che le calpesta il cellulare, rompendole come si chiama, il cosino, insomma, che si attacca al cellulare, non mi viene il nome, lo strap. E lui il giorno dopo glielo ricompra, perché appunto dice: cioè, te l'ho rotto, te lo ricompro, e ne compra uno un po' diverso. Da lì lei comincia a guardare questo ragazzo con altri occhi, perché lei prima lo guardava come un idolo, adesso sembra si stia innamorando. Che novità! La mia opinione personale è che non mi è piaciuto, è stato abbastanza noioso, nel senso, niente di nuovo. In più, era talmente prevedibile che sembrava l'avessi disegnato io questo manga, perché mentre leggevo già le prime pagine ho detto: ecco, questo è il classico amico suo che è innamorato di lei. Lei addirittura, che siccome i ragazzi dicono sicuramente si è innamorata di lui, lei dice: ah sì, forse sono innamorata di Daiki. Cioè, ma che cacchio dici? Poi, va bene, incontra lui che le rompe una cosa, che naturalmente lui sorride a lei. Ho detto: ecco fatto, lo sapevo. Poi, aspetta, che succede? Che pure quello l'avevo previsto. Ah, va bene, sì, che lei non si rende conto. Poi la cosa più stupida, che lei, quando pensa a questo Ren, insomma, sente quel tuffo al cuore che abbiamo sentito tutte nella nostra vita, e lei invece di dire: ah sì, cioè, insomma, rendersi un attimo conto, la cosa che ti dice è: sono malata.
sento male, mi sa che sto male, ma vai a farti vabbè. E poi un'altra cosa stupida, mentre si va avanti, che praticamente Daiki capisce subito che lei si è innamorata di questo Ren. Comunque lui è triste e parla con la sorella. La sorella dice, lui dice alla sorella, come va col tuo ragazzo? La sorella dice, sì, lo sento sempre, ci mandiamo messaggini, lo vedo domani, tra qualche giorno, fine settimana. E io dentro di me ho detto, mi ci gioco le palle degli occhi, perché le altre non ce l'ho, che la sorella di Daiki sta con sto Ren. Più scontato, non lo so ragazzi, a me è stato tanto scontato questo manga, no? È tutto scontato, una protagonista stupida che si fa trascinare dalle altre, se gli altri dicono A, allora sì, deve essere A, cioè ragiona col tuo cervello un momentino. E è tutto prevedibile, perché io mentre lo guardavo, ad esempio anche una scena sul tram, lei ha... Si fa male una caviglia, appena entra sul tram si siede e c'è la classica signora che dice: ah, i giovani d'oggi che non danno il posto agli anziani, perché comunque questa signora non era anziana, però era grande, e lei praticamente si sente in imbarazzo. E allora io ho detto: ci gioco quello che mi pare, adesso arriva Ren, e infatti arriva. Cioè, è stata abbastanza banale, io non lo so, forse perché ormai dagli shoujo io pretendo qualcosa in più, ecco, non lo so. Comunque sia, non credo di continuare Straw Beige, magari c'è una mia amica che lo sta collezionando, mi faccio prestare magari il numero 2, lo leggo e vedo un po' che cosa fare, ma credo che comunque io non lo continuo, perché non mi ha trasmesso nulla, anche i disegni sono, cioè non è che sono proprio una grande novità, sono i classici disegni che si usano spesso ultimamente, sinceramente non è che sono stati granché di novità. E ripeto, la storia anche non era talmente prevedibile che me l'ho rotta le palle anche a leggere, mentre leggevo dicevo sì, mo succede questo, e succedeva, sì, mo succede questo qui, e succedeva, e sì, ma tanto Ren adesso stavo quella, succedeva, cioè non credo di continuare. Adesso mi dispiace per tutti quelli a cui piace, ma io no, non mi dice niente, non lo so, non mi dice niente. Detto questo, ragazzi, vi saluto perché devo fare altri video, ci vediamo prossimamente, un bacione dalla vostra Keiko Chan.